Benvenuti miei carissimi un po' creativi, cominciamo subito prendendo uno scovolino che tramite questa una bottiglietta d'acqua lo facciamo diventare un cerchio. Prendiamo una pallina di ovatta e a cui diciamo incolleremo una di queste testine, queste perle di legno. Io ho trovato questa con gli occhietti già fatti. Poi con un altro scovolino creiamo il cappellino appunto per questo pupetto. Lo abbelliamo un po' con questa stella di questo fiocco di neve e questo alberello. Poi lo incolliamo tramite la colla a caldo in questo cerchietto che abbiamo fatto. Vi assicuro che se tenete bene in posa questo pupino non si staccherà con il tempo. Facciamo un fiocchetto con lo scovolino e il gioco è fatto. Da una ghirlandina passiamo a una ghirlanda vera e propria. Utilizziamo un cartone dove faremo praticamente un anello da questo cartone. Avete presente quei festoni proprio natalizi con un po' di colla a caldo? Incolleremo una parte, la parte principale, la parte diciamo d'inizio di questo festone e la andiamo a rotolare all'interno di questo anello. Meglio se il festone di questi è un po' più pieni. Continuiamo a rotolarlo e sistemandolo man mano nell'anello. E qui possiamo sbizzarrire, possiamo scatenare la nostra fantasia. Ho messo questo fiocco. E poi metterò questa stella con le altre stelline che abbiamo fatto all'uncinetto. E poi possiamo fare anche questa variante. Passiamo adesso a un semplicissimo albero di Natale, molto carino, fatto con gli stecchi, questi diciamo del gelato, con pochissime mosse, proprio 6 credo, si può realizzare un graziosissimo alberello di Natale stilizzato, da poter mettere come decorazione in casa, come home decor, oppure metterlo direttamente sopra l'albero di Natale, un alberello di Natale sopra un albero di Natale. Poi giù in descrizione inserirò tutti i link ai video precedenti, quelli dove abbiamo fatto l'uncinetto, ad esempio, abbiamo fatto le stelle all'uncinetto, o dove abbiamo fatto i fiocchi. Molto carino, l'ho abbellito con questi strass. Secondo me è molto carino. Adesso passiamo al riciclo creativo con dei rotoli di carta igienica. Li tagliamo ad anelli e facciamo la forma di un albero di Natale. Mettiamo dietro un cartoncino in tinta. Oppure possiamo fare questo genere di alberello senza il cartoncino. Il risultato è sempre molto carino. Adesso passiamo nuovamente all'uso degli stecchi, questo è nel mio secondo canale, e facciamo una carinissima stella, un fiocco di neve, anzi, un fiocco di neve con 3 semplici mosse. Lo abbelliamo con degli strass e facciamo un cordino poi per poterlo appunto attaccare in una parete oppure anche nell'albero di Natale andrebbe bene. Ne ho usati diversi, stavolta tutti argentati. È molto semplice da fare anche con i bambini più piccoli, si divertiranno sicuramente. Ecco fatto, in pochissime mosse ho preferito usare solamente 3 bastoncini e non 4 perché sarebbe risultato un po' pesante. E adesso passiamo a 3 decorazioni molto carine da poter inserire nell'albero di Natale o anche in un albero di Natale particolare che presto mostrerò. Si fa un fiocchetto utilizzando la gomma crepla, il feltro e poi con dei semplici rotondi possiamo creare delle palline di Natale molto carine con questo effetto neve. Questo è tutto in feltro. E poi ovviamente fare i cordini. Queste sono delle candele, sono dei rettangoli di feltro
con questa fiamma che scioglie la cera, messo tutto insieme, crea delle candele molto carine, secondo me, che riempiono l'albero di Natale o anche altro. Usando due scovolini possiamo creare i candy canes, come vi dicevo in un altro video, sempre in descrizione scriverò tutto, ma in questo caso faremo un candy cane rotondo, perché useremo lo stile dei candy cane, però faremo una piccola ghirlanda che poi diventerà una decorazione sempre per la casa o per l'albero di Natale. Qui incolleremo un sonaglino di queste campanelline carinissime. Io sempre vi do uno spunto, però sta a voi poi abbellirlo come più vi piace. Metteremo un fiocchetto e sempre con lo scovolino faremo in modo da poter fare un appendino, diciamo. Io spero che vi sia piaciuto quello che vi ho mostrato. Grazie per essere qui e alla prossima. Ciao a tutti un po' creativi.